Nell'uva, sia bianca che rossa, è presente un acido organico tipico che è l'acido tartarico e una serie di cationi, tra cui il più importante è il potassio. Quando queste due sostanze sono presenti in quantità elevate, tendono a reagire fra di loro cristallizzando, formando dei cristalli che si depositano sul fondo della bottiglia se questo fenomeno avviene dopo l'imbottigliamento. Ecco perché molti dei vini, sia bianchi che rossi, sono stabilizzati dal punto di vista tartarico prima dell'imbottigliamento. Nous avons souhaité démarrer des expérimentations sur la stabilisation tartrique des vins rouges de la vallée du Rhône, car toutes les techniques existantes ne donnaient pas entièrement satisfaction. La stabilisation par le froid présente un bilan carbone élevé et des pertes de couleur. Les techniques physiques comme l'électrodialyse ou les colonnes échangeuses d'ions, les résines échangeuses d'ions, ne sont pas toujours acceptées ou disponibles, et par exemple pour les vins bio. Et les produits existants, comme l'acide méthacrylique tartrique, n'est pas rémanent dans le temps, donc pas bien adapté pour les vins de garde, tandis que les mannoprotéines ou les CMC ne sont pas adaptés pour des vins très instables. Et donc il y avait encore la nécessité de trouver des produits qui puissent être plus efficaces pour des vins rouges de garde. Per chi fa vino biologico, le possibilità per dare stabilità tartarica al proprio vino non sono moltissime. In realtà si può utilizzare il freddo, che è l'opzione di gran lunga più percorsa, ma non tutte le cantine sono attrezzate per farlo e soprattutto anche chi è attrezzato deve mettere in conto dei costi energetici importanti. È vero che il regolamento europeo sulla vinificazione biologica non mette nessun limite agli usi energetici e nemmeno a quelli idrici. Però nel DNA dei produttori biologici c'è sicuramente la sensibilità ambientale in senso globale, quindi anche risparmiare energia è un fattore tenuto in considerazione. L'altra opzione che hanno i produttori biologici è l'uso dell'acido metatartarico, però anche qui si tratta di un'opzione percorribile per alcune tipologie di vino, quelle a pronta beva in questo caso. Per cui avere a disposizione un'ulteriore possibilità è di certo qualcosa di importante, poi ogni produttore sceglierà la propria via a seconda del vino che vuole ottenere, della propria struttura e della propria idea di vinificazione. Da dove ci è venuta l'idea di utilizzare il poliaspartato di potassio per la stabilizzazione tartarica? Stavamo cercando dei composti con un'elevatissima carica negativa, quindi composti in grado di trattenere o attrarre a sé i cationi potassio, cationi che normalmente producono con lo ione bitartrato il bitartrato di potassio. Durante la ricerca di informazioni abbiamo scoperto appunto che il poliaspartato di potassio era una molecola proprio con queste caratteristiche. L'abbiamo provata nell'ambito vino e abbiamo immediatamente capito le sue elevate potenzialità. Da questa prima intuizione nasce il progetto StabiWine, che è stato presentato all'interno del settimo programma quadro e è stato finanziato dalla Commissione europea. Il progetto StabiWine ha avuto una durata di 2 anni e ha visto il contributo di parecchi partner scientifici oppure produttori di vino e società di servizi, in un contesto interdisciplinare che ha permesso lo sviluppo di nuove conoscenze. Il poliaspartato è interessante dal punto di vista enologico, per le sue proprietà sulla stabilità tartarica dei vini. La nostra ricerca ha confrontato diverse tipologie di poliaspartati, diversi per composizione. In tutti i casi abbiamo potuto constatare che questi prodotti migliorano la stabilità tartarica dei vini, anzi rendono vini particolarmente stabili, completamente stabili alle precipitazioni tartariche. Un altro vantaggio di questi prodotti è il fatto che sono molto stabili nel tempo, nel senso che queste proprietà sono mantenute per fino ad un anno di conservazione, un anno nel senso che fino a questo periodo sono arrivati i nostri studi sulle nostre prove di stabilità. Quali sono i vantaggi tecnici dell'utilizzo del poliaspartato di potassio nei vini? Beh, sicuramente il più importante è l'incredibile facilità di utilizzo. Infatti, questo composto può essere aggiunto nel vino immediatamente prima dell'ultima filtrazione, quindi nella fase di pre-imbottigliamento. Inoltre,
questa molecola non va ad alterare la stabilità di colore e colloidale dei vini a quali viene aggiunta. Non ultima, la sua capacità di stabilizzazione duratura, cioè l'effetto stabilizzante aggiunto permane dopo l'imbottigliamento per alcuni anni. En fin de projet, le polyaspartate de potassium a été testé dans les grands volumes dans différents pays, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Ces essais ont été faits sous le contrôle des différents responsables des différents pays et tous les essais ont confirmé les bons résultats du produit sans problème pratique notoire, aucun problème n'a été décrit. En nuestro laboratorio hemos analizado tanto sensorialmente como químicamente los vinos a los que se les ha adicionado poliaspartato de potasio y en ningún momento hemos encontrado diferencias ni en el aroma ni en el sabor de los mismos. Qualunque nuova molecola venga immessa sul mercato per un trattamento o di bevande o di alimenti richiede degli studi che assicurino la sicurezza del consumatore. A questo scopo anche per i poliaspartati è stato fatto un dossier tossicologico partendo dai dati della letteratura, quindi effettuando una prima fase di ricerca in vitro presso enti di ricerca che hanno stabilito con delle metodiche di costo inferiore e che non richiede animali d'esperimento, tutta una serie di dettagli che ci potessero garantire il fatto che queste molecole non avessero un potenziale tossico. Dopodiché tutto è stato approfondito con degli studi in centri specializzati, certificati, che hanno completato il dossier e hanno quindi consentito di presentare all'EFSA la richiesta ufficiale. L'EFSA quindi darà la sua opinione relativamente alla sicurezza del prodotto. Sono stati valutati anche gli impatti ambientali dell'uso dei poliaspartati in cantina rispetto all'utilizzo di energia e all'emissione di gas serra. Per quanto riguarda l'uso dell'acqua, la riduzione comportata da questa sostanza è di 60 volte rispetto alle analoghe tecnologie o quelle che si usano per raggiungere gli stessi scopi. Per quanto riguarda l'emissione di gas serra, riduzione di circa 40 volte. Quindi è un impatto importante che le rende una tra le pratiche meno impattanti a livello enologico. Il progetto Study Wine ha permesso quindi di mettere in evidenza come, fra tutte le tecniche stabilizzanti attualmente presenti, l'aggiunta di potassio poliaspartato sia la tecnica in assoluto migliore dal punto di vista tecnologico, ambientale ed economico. Il progetto europeo Study Wine non si ferma ai risultati scientifici, ma è finalizzato alla innovazione, cioè all'applicazione nella pratica e su larga scala della nuova soluzione tecnologica. Abbiamo già studiato i poliaspartati in commercio e identificato il tipo più efficace e più adatto al vino. Abbiamo avviato tutte le procedure a livello OIV e Unione Europea per arrivare alla sua piena autorizzazione per uso enologico. Ci siamo organizzati per rendere disponibile il nuovo prodotto in tutti i paesi vitivinicoli d'Europa e del mondo in quantità e prezzi adeguati. È secco e orgogliosa di aver contribuito a questo progetto europeo che ha saputo creare innovazione per tutto il mondo vitivinicolo per dare competitività alla produzione di vino in Europa.